Bianchi. Che raccoglie una palla vagante. Non tira nessuno però. Giannoccaro il tiro e la rete. Turković. Ma che gol ha fatto Dejan Turković? Giannoccaro gli sfugge quella palla. Ma che cosa ha fatto Giannoccaro? Altra chance per Conversano. Nelson! È un gol pazzesco di Nelson! È un gol incredibile di Jakob Nelson. Tiri dai 7 metri. È una partita incredibile. E vince con il giocatore giusto per la vittoria. Segna Ignazio De Giorgio. Conversano torna a vincere un titolo, torna nell'elite in assoluto della pallamano italiana. Amici sportivi, appassionati di pallamano, ben ritrovati. La cartolina di presentazione già insomma chiarisce un po' le idee. Siamo ancora qui alla Pala Santa Filomena di Chieti, la casa della pallamano italiana, ben illustrata nella copertina di avvio trasmissione. Saluto Matteo Aldamonte. Ciao, ciao a tutti. Ciao Matteo, Riccardo Trinini, ciao, ciao Marcello. Delle squadre nazionali, Pala Santa Filomena che è stato teatro di gara delle due sfide di Supercoppa, la sfida al femminile tra IOMI Salerno e Cassano Magnago e quella interessantissima, emozionante e risolta soltanto alla lotteria dei 7 metri tra Bolzano e Conversano. Conversano e IOMI Salerno hanno portato a casa il titolo, l'ultimo del 2020, Matteo, era importante al margine di una stagione complessa, complicata e caratterizzata da mille contrattempi, chiudere il 2020 nel segno di due partite e di due trofei. Tra l'altro con uno scherzo del calendario, esattamente 300 giorni dopo la partita del 23 febbraio, la doppia finale di Coppa Italia, credo che sia stato peraltro il modo migliore per vendicarsi su questo 2020. Ci siamo ripresi un po' tutto in termini di emozioni, soprattutto nella finale maschile che è stata tecnicamente validissima, una splendida partita, come abbiamo detto in corso di telecronaca. Oro al Conversano e argento al Bolzano. Bolzano non ha perso, è arrivata seconda in una grande partita. Invece nel femminile Salerno ha confermato il suo, credo, strapotere in questo momento, in questi anni sul movimento femminile. Assolutamente sì, e credo che poi il modo migliore per chiudere il 2020 con due partite, assegnazione di due trofei nella nuova casa della pallamano italiana, credo che sia il massimo al termine di una di un anno che vorremmo tutti quanti fosse dimenticato e archiviato definitivamente in fretta. Sì, è vero, il 2020, tutti lo dicono giustamente, è un anno triste dove tanta gente soffre. Comunque noi siamo privilegiati nello sport, riusciamo comunque a tenerci vivi, a fare quello che ci piace. Abbiamo tutti, le squadre hanno dei grandi problemi settimanali, ma queste partite ci danno la spinta per essere ottimisti. Come hai detto, farle qui nella nuova casa della pallamano è di buon auspicio, secondo me, perché il 2021 possa essere di ripresa dopo quest'anno maledetto. Ecco, poi ci addentreremo nel dettaglio delle partite. Riccardo, ma cosa può rappresentare, cosa dovrà rappresentare per l'intero movimento il fatto di avere finalmente a disposizione un centro tecnico federale? Ma guarda, questo è abbastanza normale che una federazione abbia una casa. In questi 3 anni e mezzo molte volte mi sono state poste domande anche da non addetti ai lavori: dove vi allenate? E io dovevo rispondere che una volta ci allenavamo al nord, una volta a sud, dipendeva da dove giocavamo, ma
ci sentivamo proprio dei nomadi. È normale avere un punto di riferimento, anche lo sforzo organizzativo per ogni stage, che sia della maschile, della femminile o del settore giovanile, se cambi sempre luogo hai bisogno sempre di un grande sforzo organizzativo. Il fatto invece di stare in un unico impianto con lo stesso albergo, la stessa distanza per raggiungere gli allenamenti, è un grande passo in avanti, secondo me. Un grande passo in avanti che sicuramente, insomma, di cui si raccoglieranno i frutti nel breve medio termine. Allora andiamo sul dettaglio, sull'attualità, non dimenticando, anzi fa bene la regia ad illustrarci la situazione dei massimi campionati Serie A Beretta maschile e femminile, perché ricordiamo che nel mentre si disputavano le due partite di Supercoppa, Matteo, si disputavano partite sia in Serie A Beretta maschile, recuperi, e sia un turno regolare di campionato al femminile. Stiamo vedendo appunto una grafica che riepiloga risultati e classifica dei due massimi campionati, ma andiamo nel dettaglio delle due finali, partendo dal Gentil Sesso, che è stata anche la partita che ha inaugurato questo Supercoppa Day qui a Chieti. Come dicevi tu, insomma, partita equilibrata soprattutto soltanto nella parte iniziale, poi Salerno ha preso il sopravvento. Indubbiamente Salerno era la grande favorita, arrivava con i favori del pronostico, arrivava lanciata dai buoni risultati ottenuti in campionato. Diciamo che non poteva perdere questa partita, anche perché Cassano Magnago arrivava qui senza Bianca del Balzo, che nelle economie e anche solo nei tabellini poi è una giocatrice che 5, 6, 7 reti a partita le assicura, e non averla neanche in questo tipo di partite con una squadra così giovane, quella di Sasha Milanovic, è pesato nel corso di gara. E al tempo stesso Salerno invece si è dimostrata come al solito la squadra solida, una squadra che è sempre affamata, ha sempre voglia di vincere, e altra chicca statistica, diventa la squadra che ha vinto più Supercoppe di tutti tra maschi e femmine con 5 titoli. Un bel record di cui andar fieri. Riccardo, poi daremo la parola ai protagonisti, ascolteremo le interviste realizzate proprio da Matteo Aldamonte. Che partita è stata la finale tra Salerno e Cassano Magnago? Ricordiamo che la finalista deputata da calendario era la Mechanic System Oderzo, poi problemi legati alla pandemia ha impedito alle Opiteorgine di poter disputare questa partita, poi sostituita dal Cassano. Ma bene, non c'è stata partita, questo bisogna essere onesti, ma ci sono state situazioni positive che da un punto di vista tecnico vorrei rimarcare. Il Cassano doveva cercare di farsi notare, far vedere che c'è un buon sistema di gioco, e l'ha fatto vedere con una difesa molto profonda, una difesa che non è abitudine vedere nei nostri campionati, ed è come se cercava di giocarsi tutte le proprie carte. E questo è stato positivo dal punto di vista del Cassano. Dal punto di vista del Salerno, oltre allo strapotere che chiaramente dava un risultato unico, ho visto una squadra moderna con una difesa ben strutturata, con dei cambi che è una rarità nel nostro mondo, quindi la possibilità per l'allenatrice di fare delle rotazioni, di giocare con un'ottima intensità, di potersi interscambiare nei ruoli difensivi, e questo è molto positivo per il nostro movimento femminile, avere una squadra che sicuramente dà un esempio di struttura e di impianto di gioco proprio. Ecco, Matteo, hai raccolto le impressioni, no, dei protagonisti, di chi ha vinto e di chi non ha potuto festeggiare la vittoria. Assolutamente sì, e grande gioia ovviamente lato Salerno, in modo particolare da parte di Lara Dalla Costa, che oltre a essere stata una delle migliori in campo era un ex di questa partita. Ascoltiamo. Sì, siamo contentissimi, anche visto il momento storico. Dopo la vittoria della Coppa Italia dell'anno scorso avremmo voluto proseguire il nostro cammino per arrivare appunto alla conquista del campionato, e purtroppo è successo quello che è successo. Ora avevamo questo primo appuntamento importantissimo, e ovviamente per noi è, come ho già detto, importantissimo cercare di vincere tutto, è l'ambizione di qualsiasi giocatore, e oggi ce l'abbiamo fatta e siamo contentissimi. Tra l'altro l'avete fatto confermando un periodo in crescendo, perché voi, pur non avendo avuto in questo momento particolare casi di positività, vi siete ritrovate in una serie di incroci sfortunati, quindi siete state ferme a lungo e siete riusciti a ripartire bene, sempre vinto in campionato, primato in classifica e adesso questa vittoria. Sì, da un lato siamo state fortunate appunto, però dall'altro abbiamo perso un po' di partite per la positività di altre squadre. Comunque diciamo che dopo la sconfitta contro Derzo è stato un crescendo il nostro, e questa diciamo che è la prima tappa di un nostro cammino che finirà alla fine di questo campionato. Cassano Magnago, la tua Cassano Magnago, si è battuta comunque fino alla fine.
Sì, sicuramente onore a questa squadra che in ogni partita mette sempre cuore e anima. Oggi magari mancava anche Bianca del Balzo e si è visto tanto, e comunque onore anche a loro, perché diciamo che il primo tempo ci hanno dato filo da torcere. Bene, complimenti alla IOMI Salerno, onore al Cassano Magnago. Tutt'altra partita invece abbiamo commentato, vissuto noi privilegiati qui dal vivo tra Bolzano e Conversano, decisa soltanto alla lotteria dei 7 metri. È stato un bello spot per la pallamano italiana. Un super spettacolo, una partita emozionantissima. All'inizio non pensavo si arrivasse a questo punto, perché pensavo che il Conversano potesse là non chiudere, ma comunque si vedeva che c'era qualcosina in più. Poi invece il Bolzano tutto cuore, con oggi un'ottima difesa, con uno Sporcic che dovrebbe giocare 60 minuti, non fare solo l'allenatore, perché è veramente più in forma di prima, e con un super Turković è riuscita a stare in partita, a giocarsi e andare in vantaggio. La tenacia del Conversano si è fatta valere, non ha mai mollato, è una squadra molto ben allenata fisicamente, sicuramente questo nei tempi supplementari ha dato qualche vantaggio, e faccio i complimenti agli allenatori del Conversano, perché oltre a questa forma fisica anche il lavoro che sta facendo Leo Leopasso con i portieri, che ogni anno ci presenta una sorpresa, e quest'anno Pasqualino di Gian Domenico in questa partita ha fatto vedere che ha meritato la convocazione nazionale. Il Conversano ha una super difesa e oggi è anche un super portiere. Assolutamente sì, Matteo, l'abbiamo detto, no? Anche in fase di presentazione, bello Bolzano reduce da qualche passo falso in campionato, ma guai a fidarsi troppo delle sventure degli altoatesini, che poi nell'occasione importante, nel momento clou della stagione, nelle partite che aggiudicano un titolo, sono sempre lì pronti a lottare fino all'ultimo centimetro. Penso che il non mi fido che Tarafino ha detto nel prepartita sia stato uno dei non mi fido più sinceri che abbia detto nel corso della sua vita, perché non c'è da fidarsi mai di Bolzano effettivamente, perché poi Turković, Sporcic, Sonnerer sono animali da finale, no? Gente che in queste partite si accende e lo hanno dimostrato. Vale la pena secondo me rimarcare un dato che avevamo già sottolineato al termine della finale di Coppa Italia tra Siena e Bolzano. Abbiamo visto una partita tecnicamente validissima, secondo me, con gesti tecnici, non solo una partita equilibrata, perché una partita equilibrata può esserci anche tra l'ultima e la penultima in classifica, ma una partita con grandi giocate, con il gol di Nelson finale, tra l'altro da un giocatore che non aveva giocato bene nel corso della partita. È un gol che siamo abituati a vedere nelle coppe europee, in grandi partite, in altri palcoscenici. Anche una prodezza di Giannoccalo credo che meriti la copertina. Soltanta roba, tantissima roba, quello è stato veramente, ci ha catapultati in un'altra dimensione. È vero, assolutamente sì. Abbiamo insomma raccolto le interviste, le impressioni a fine gara di Gian Domenico, che è stato il protagonista soprattutto nell'atto finale, lotteria dei 7 metri, e di un Dejan Turković che come sempre si dimostra essere campione in campo e anche fuori. La classe di Dejan Turković non è un caso. Ascoltiamo le interviste. Sei stato l'eroe di questa lotteria finale. Non io, tutti, eh. È andata bene. Però sui rigori. Sono stato fortunato, l'abbiamo studiato, è andata bene. Non ce la faccio più. Mi fa male tutto, non mi aspettavo. Cioè, mi aspettavo che era una partita combattuta, ma non fino a questo punto. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine. È andata bene. Ecco, che emozione stai provando in questo momento? Tu, non lo insomma, so. Tanta gavetta, tanto sacrificio, sì, oggi. Abbiamo lavorato bene con l'allenatore dei portieri, col mio collega Ale, col mister, l'abbiamo preparata da sai, la partita la sto vivendo da agosto, quando è cominciata ho pensato subito a questa partita e è andata bene. Dai. Quante volte l'hai giocata? Una, in realtà, no, nella testa un milione di volte, ieri notte credo 1000, però è andata bene. La fine. Senti, avete riportato a Conversano un titolo che mancava da tanto tempo, credo che questo sia un motivo di grande orgoglio, no? Diciamo che il mister sta lavorando da tanti anni col Conversano, e hanno già fatto una finale scudetto, adesso questa è una bella soddisfazione. Penso che è stata una partita bellissima per quelli che ci hanno guardato da casa, perché purtroppo il tifo non c'era e quello un po' mancava. Complimenti alla mia squadra e complimenti anche agli avversari, fino all'ultimo
penso che è stata una delle più belle finali sì, giocate partita, in campo. Soprattutto dai. Una partita molto equilibrata, anche con tanti errori, però a la molte, posta in palio era pesante. Sì, la posta in palio era diciamo alta, sarebbe stato bello vincere a fine anno un trofeo. Purtroppo avevamo, posso dire, solo un po' di sfortuna, perché nella partita di oggi ha vinto la squadra che ha avuto un pochettino più di fortuna. Perché soprattutto tutta... quando poi si decide ai sette metri. Diciamo che non siamo stati bravi a non chiuderla prima, perché se non sbaglio eravamo sì. sempre in vantaggio sì. dopo, alla fine del 60 minuti, alla fine dei primi tempi supplementari. Cioè, del primo e anche del secondo. Sono sempre riusciti a recuperare, per quello dico bravo a loro. Quando ho visto l'ultimo tiro che è entrato sapevo che la fortuna oggi non c'era. Ecco Riccardo, la vittoria del Conversano. Conversano è una piazza che vive di pallamano, tu la conosci benissimo, da tempo no? Attendeva un trofeo per potersi rilanciare. Credi che possa in qualche modo, anche dal punto di vista psicologico, spostare qualche equilibrio nel campionato in Serie A Benetta, dove ricordiamo oltre a Conversano e Bolzano abbiamo tante altre protagoniste per un campionato davvero molto equilibrato? Ma io penso che effettivamente potrebbe aiutarli nel proseguo, perché Tarafino li fa stare sempre concentrati in tutti i momenti della stagione e fino adesso non hanno raccolto il frutto del lavoro, e quindi potrebbe essere l'anno particolare, buono, anche perché quest'anno è veramente un po' strano, perché il Covid e le positività possono alterare le situazioni in partite importanti, ma anche nella preparazione a queste partite. Noi non lo sappiamo cosa c'è dietro una partita, può darsi che molte squadre non si allenano a pieno regime, hanno dei positivi che devono fare quarantena, per cui è un po' interno all'otto. Sicuramente Conversano fino adesso ha dimostrato di essere la squadra più quadrata. E se mi permetti, volevo anche dire, in base a questa finale, che sia Sporcici da una parte e Tarafino dall'altra stanno cercando di giocare in velocità, come è normale in questo momento, e si vede un'ottima pallamano di alto livello. Purtroppo, come al Salerno nel femminile, manca secondo me un roster che possa dare, appunto, dare continuità a questa mentalità. Questo lo possiamo vedere nel Bolzano, che nel secondo tempo aveva la possibilità di fare alcune seconde fasi, ma non avevano proprio la forza nelle gambe. Quindi bene, sono contento. Ci manca ancora un piccolo step per completare la rosa. Noi ci dobbiamo dimenticare dei primi sette, esiste una squadra che arriva a 16. Arriva a 16, assolutamente sì. Intanto però Matteo, così come il Conversano può trarre linfa vitale, no? Per il campionato da questa vittoria, altrettanto però Bolzano ha lanciato un segnale, ci siamo ancora. Sì sì, ma devo dire la verità, non credo che nessuna delle squadre altre che non hanno giocato questa sera avessero potuto pensare anche solo per un secondo che Bolzano ha allentato a tal punto l'attenzione e la concentrazione da non essere tra le protagoniste ancora del campionato. È chiaro che nel campionato Bolzano anche negli anni scorsi aveva avuto qualche passo falso, bisogna capire che cosa succede in questo campionato strano, perché non ci sono i playoff, e questo tipo di giocatori che, come dicevamo, si accendono nelle partite da Bello. Dentro fuori, nella continuità poi del campionato, lasciare due punti invece oggi in una partita decisiva, Conversano per esempio, Bolzano deve giocare ancora contro Sassari per esempio, può pesare assolutamente sì, anche perché qualche passo falso il Bolzano l'ha già compiuto. Ora ci fermiamo pochi istanti di pausa, poi ritorneremo per soffermare la nostra attenzione nella seconda parte sugli impegni della Nazionale Azzurra. Ami lo sport e ti piacerebbe imparare a giocare a tennis? Scegli una scuola certificata FIT e scendi in campo per conoscere nuovi amici e divertirti in totale sicurezza. Se hai meno di 16 anni, approfitta del tesseramento a condizioni agevolate. In più, la Federazione Italiana Tennis ha deciso di regalare a tutti i nuovi tesserati delle scuole tennis il passaporto personalizzabile I Love Tennis. Scopri i dettagli e la scuola tennis più vicina a te su federtennis.it. Riccardo, hai preso già le misure dell'impianto, anche perché lo conoscevi già, non lo hai frequentato nella sua nuova brandizzazione, perché qui ti ritroverai con i tuoi azzurri in preparazione di un appuntamento, quello del 7 gennaio contro la Lettonia, un appuntamento molto atteso, molto importante, molto sentito.
Ma noi siamo stati sempre bene quando siamo venuti a Chieti, perché c'è una sistemazione logistica importantissima, albergo, vicinanza con il campo sempre a disposizione. Ora sembra una casa più calda, sembra qualcosa di più accogliente, più nostra, e quindi poterci giocare anche in alcune partite potrebbe, oltre al nostro ritiro, potrebbe essere importante. Quindi adesso non vedo l'ora di iniziare, è il momento della nazionale. Scelte già altri... fatte? Sì, certo, le convocazioni sono già state fatte. Ci ritroveremo dopo Natale il 27 per fare due partite amichevoli contro la Svizzera. Dare due giorni per festeggiare non si può dire, perché teoricamente non si può festeggiare, ma rimandiamo i ragazzi a casa per trascorrere qualche ora in famiglia con le fidanzate e moglie, diciamo, relax. E poi il 2 ricominciamo qua, abbiamo 5 giorni di preparazione per la partita con la Lettonia. Ecco, la Lettonia, Matteo, che avversario è? Guai a fidarsi, insomma, di una squadra che probabilmente non accende la fantasia, però no, c'è tanta sostanza. Sì, assolutamente. Tra l'altro è una squadra che ha una stella su tutte, che è questo Dainis Kristoffans, certo, giocatore di classe internazionale, oltre che di una statura di quelle che forse si vedono in NBA e in pochi altri sport, perché effettivamente è un giocatore oversize, fuori misura, ed è anche per classe, per esperienza internazionale, il giocatore che trascina assolutamente la nazionale lettone, che è un'avversaria comunque concreta, compatta, è una squadra che sa giocare a pallamano, ma al tempo stesso sono due partite dove dovremo dare tutto e cercare di dare nuova linfa al sogno della qualificazione. Come stai preparando queste due partite, Riccardo? Ma credo che sia completamente diverso come impostazione rispetto alla Norvegia, perché praticamente se c'ha un punto debole la Lettonia è appunto il roster e anche la mentalità, la profondità della panchina, sì, diciamo, esatto, e anche la corsa, perché se è vero che Kristoffans è una stella, ha anche un punto debole, che non può correre come, certo, il nostro Turković, per cui dobbiamo cercare di esprimere il nostro miglior gioco come l'abbiamo fatto fin dall'inizio, in velocità, in seconda fase, in terza fase, cercare di dare una grande intensità. Dobbiamo rispettare tantissimo la Lettonia, non solo perché sta ranking molto molto superiore a noi, e quindi noi dobbiamo ancora dimostrare di meritare di battere certi avversari. Non dimentichiamo che ha un'esperienza anche di alto livello, perché viene anche loro dagli europei, si erano già qualificati agli europei e hanno fatto partite contro Spagna, Germania, hanno perso di un gol con la Germania, assolutamente, per cui hanno fatto un'ottima figura, un'eccellente figura, sì, agli europei. E quindi, insomma, no, ma bene, come ha detto Matteo, Kristoffans è la star che accentra tutte le attenzioni. Noi dobbiamo essere bravi sia a contenere, dobbiamo essere squadra, però sì, perché poi esistono anche gli altri, che se ci sleghiamo troppo per dare tanta importanza a Kristoffans, aumentiamo le possibilità agli altri, che sono comunque degli ottimi giocatori. Assolutamente sì, insomma, sarà una partita che chiaramente bisognerà seguire con una grande attenzione, un doppio impegno contro la Lettonia, che vedrà sicuramente la nazionale azzurra molto motivata a caccia di un risultato di prestigio. Ricordiamo che anche questi due appuntamenti saranno fruibili e saranno visibili su Sky Arena, ormai insomma consolidata la partnership con il broadcasting, quello, diciamo così, la casa dello sport. In questo caso siamo a casa della pallamano, quella è la casa dello sport. Assolutamente sì, e tra case ci siamo fusi, no? Abbiamo fatto un grosso condominio, sì. E quindi sì, 7-10 gennaio, doppio appuntamento. Ricordo prima che però lunedì e martedì 28 e 29 dicembre, una cosa succede così, da niente, la Final Four di Champions League maschile, che invece si disputa alla Lanxess Arena di Colonia. È chiaro, noi però, insomma, volendo rispettare anche un ordine cronologico, dobbiamo fare e formulare gli auguri di Buon Natale a tutti i nostri appassionati, al nostro movimento, quello che continua a sostenerci e a dare forza, insomma, perché credo che il 2021 dovrà essere un'annata, un anno all'insegno della forza, del coraggio e della determinazione. Sì, infatti auguri a tutti, che le possiamo vivere in felicità e in salute, sicuramente si deve per forza dire. E tanti auguri per il nuovo anno, pensando sempre che noi della pallamano, che possiamo continuare a allenarci e giocare, siamo in qualche maniera
privilegiati. Assolutamente sì, Matteo. Buon Natale a tutti, io dico sempre la stessa cosa, ma è la mia cosa preferita, buona pallamano a tutti, perché quella fortunatamente quando c'è ci tiene sempre un pochino più allegri, quindi buon Natale a tutti. E buon Natale anche da parte mia, buon Natale a tutto il movimento, a tutti i pallamanisti italiani. Noi ci ritroveremo poi con una edizione straordinaria dopo il 2021, cioè prima di Italia-Lettonia, perché andremo a focalizzare la nostra attenzione proprio sul doppio impegno della nazionale. Quindi per il 2020 è proprio tutto. Grazie a Matteo Aldamonte, grazie a Riccardo Tellini e buona pallamano a tutti. È il caso di dire. Buon Natale.